cortesia, prendete posto. Cortesemente, cortesemente, potete prendere posto i candidati per cortesia. Tenetevi a distanza. Tutti devono utilizzare la mascherina, i giornalisti e i candidati in sala, tutti gli altri fuori. Per cortesia, prendete posto. Allora, io dico, di solito cominciamo con l'inno nazionale, con l'inno di Forza Italia, questa. Per cortesia, tutti devono indossare la mascherina, tutti. E tutti devono tenere le distanze di almeno un metro. Tutti. Non ci deve essere gente in piedi in mezzo alla sala. Grazie. Francesco, scusate, cominciamo questa conferenza stampa. Cominciamo con Francesco Paolo Sisto. Però Francesco, noi siccome iniziamo sempre i nostri eventi con l'inno di Forza Italia, anche questa volta volevamo iniziare con una musica, però abbiamo pensato di fare una deroga. Ed è questa.
in questa idea di guerra c'è tutta la volontà poi di fare parte, vedo che in battendo avremo vinto questa elezione, e per vincere questa elezione non potevamo trovare il miglior candidato, lo dico con grande fermezza, alzandomi sulla punta dei piedi perché voglio essere particolarmente alto in questa dichiarazione, il miglior candidato di Raffaele Cucchi. Miglior candidato per esperienza, miglior candidato per età, per conoscenza del territorio, adesso sto qui capendo il mio è purtroppo un po' di invidia che l'ho, ma per avere meno invidia non posso contribuire a questo tavolo, anche li voglio presentare insieme perché sono qui in portale, Mauro Dazzi e Dario Damiano. A cui va dato il grandissimo merito, e lo dico con commissione di causa, di aver lavorato come nessuno per restituire alla Forza Italia di Puglia dignità e credibilità. Ma non una dignità sulla carta, non una credibilità sulla carta, ma carta di ore di duro lavoro, con Mauro, con Dario, cambiamo informazioni all'uno e mezzo di notte, alle due. Delle divergenze, ma quando si lavora per la stessa causa, per lo stesso territorio, per gli stessi valori, per la stessa coerenza, non c'è divergenza che tenga. Alla fine l'amicizia prevale, i rapporti tra le persone, la sinergia, e siamo qui per attestare la gioia di questa grande, importante squadra che oggi sarà presentata. Allora io non posso che da padrone di casa, perché Bari è la città capoluogo di regione, ma è una delle città che avrà la sua certa grande importanza in questa vittoria, cedere immediatamente la parola, non senza una osservazione. Vi prego, in questa campagna elettorale breve, brevissima ma intensa, di ricordare a chiunque le condizioni in cui versa la Puglia, perché questo ricordo delle negatività non va oscurato, non va dimenticato, perché soltanto ripartendo dalle macerie, ma consapevoli macerie, noi potremo costruire una grande Puglia capace di essere competitiva. Diceva l'altro giorno un mio caro amico che in Confindustria non c'è nessun motivo per cui la Puglia non possa essere all'altezza delle grandi regioni europee. Abbiamo esattamente tutto e dobbiamo fare in modo che anche i nostri ragazzi siano orgogliosi di questo territorio e possano rimanere in una Puglia più importante, più valida, più competitiva, più ricca da tutti i punti di vista. Questo è il nostro scopo e con questo auspicio cedo la parola a Mauro Dattis. Grazie Francesco, anch'io mi unisco al tuo saluto, agli auguri a Raffaele Fitto, il saluto a Alicia Ronzulli, ad Antonio Tajani che sempre ci hanno accompagnati in questo percorso. Ringrazio Francesco Paolo Sisto e ringrazio ogni singolo dirigente e militante di questo partito, ringrazio il mio amico Dario Damiani con il quale stiamo facendo questa bella avventura assieme. Quando ci siamo insediati, noi eravamo in regione, avevamo un gruppo, ci siamo insediati intendo con Dario Damiani a questo coordinamento regionale, avevamo un gruppo consigliare alla Regione Puglia di 4 consiglieri regionali. Oggi nelle nostre liste noi presentiamo 7 consiglieri regionali uscenti e già questo è un dato che significa una crescita importante del nostro partito in Puglia. Ci sono i giornalisti e dico già pazienza se qualcuno se n'è andato, perché per noi in questo partito, nel partito che noi vogliamo, nel partito nel quale militiamo da sempre, prima viene la propria coscienza, poi vengono i propri elettori. Per noi questa è una grande famiglia, quella di Forza Italia, l'unica famiglia è quella di Forza Italia, la famiglia fatta appunto dei dirigenti, dei militanti, degli uomini e delle donne che operano per il partito e per il bene del territorio. E poi la nostra famiglia oggi la presentiamo ampliata, allargata di questi 50 meravigliosi candidati, ai quali porgo un emozionato abbraccio, un caro saluto e soprattutto un sentimento di ringraziamento per aver deciso di scendere in campo con Forza Italia per Berlusconi, per il candidato presidente Fitto. Raffaele, noi oggi ti consegniamo il frutto, come si dice, iniziale delle nostre fatiche.
ti consegniamo, fra virgolette, uomini e donne di Forza Italia con le quali tu potrai governare la Puglia e con le quali noi e attraverso le quali e i quali noi intendiamo collaborare come abbiamo fatto sino adesso come Forza Italia lealmente con Raffaele Fitto e con la coalizione di centrodestra. Forza Italia, te lo garantisco e lo garantisco agli elettori soprattutto, non sarà il ruotino di scorta della coalizione, sarà anzi ruota motrice della coalizione che ti sostiene e che ti sosterrà al governo della Puglia. E se oggi diciamo, notifichiamo il preavviso di sfratto a Emiliano e Company e ai 5 Stelle, fatemi dire agli alleati, diciamo anche che in una sana competizione all'interno della coalizione noi qualche calcio lo vogliamo dare, quindi anche alla Lega e a Fratelli d'Italia dico preoccupatevi di questi uomini, di queste donne, preoccupatevi di Forza Italia perché noi faremo la sorpresa in Puglia a queste elezioni regionali. Non intendiamo essere quindi comparsi, ma vogliamo essere protagonisti. Io questi protagonisti li voglio elencare velocemente. Sono proiettati qui, a cominciare dal candidato Raffaele Fitto, i candidati della provincia di Bari, Antonio Azzollini, Giuseppe Carrieri, Domenico Damascelli, Vincenzo De Gregorio, Sebastiano Del Re, Rossella Ferrara, Doriana Giove, Stefano La Catena, Bartolomeo Lofano, Gigi Lo Perfido, Angelo Antonio Lovecchio, Franco Miglionico, Maria Domenica Mirandi, Marica Montaruli e Nino Rossi. Questi sono i candidati della provincia di Bari. La provincia di Barletta, Ande Trani, Marcello Lanotte, Andrea Minervino, Antonio Nespoli, Tonia Pagliaro ed Emanuele Tomasicchio. I candidati della provincia di Brindisi. Mi fermo un attimo perché questa notte è venuta a mancare la mamma di Euprepio Curto, proprio questa notte, quindi a lui le vive condoglianze della famiglia di Forza Italia. Giuseppe Margheriti, Gianluca Quarta, Luciano Sardelli e Roberta Tommasi, che è la più giovane candidata delle liste di Forza Italia, 27 anni. Ancora la provincia di Foggia, Napoleone Cera, Matteo Anna De Monte, Leonardo Di Gioia, Lorena Di Salvia, Giuseppina Falcone, Gian Diego Gatta, Barbara Matera, Valeria Russo. Questa è la lista con 5 donne su 8 candidati, il 62% è di donne. La provincia di Lecce, Aldo Aloisi, Antonio Buccoliero, Carlo Chiuri, Vincenzo De Giorgi, Antonella De Pascalis, Paride Mazzotta, Paola Mita, Monteduro Santo, tanto non si offende, lui è il più anziano, il veterano, il nostro candidato, il più anziano delle liste. Antonio Pepe, Simonetta Piccolo chiude la lista della provincia di Lecce. E infine, solo per ordine alfabetico di provincia, i candidati della provincia di Taranto, Floriano Convertino, Vito De Palma, Massimiliano De Cuglia, Francesca Franzoso, Umberto Ingrosso, Michele Marraffa e Luigi Morgante. Forza Italia, forza Puglia, forza Raffaele Fitto. Adesso la parola al primus inter pares, fatemi passare questo termine, Dario Damiani. Grazie, grazie Francesco, grazie Mauro, un saluto particolare ad Antonio Tajani che ringrazio per essere qui con noi in Puglia come è già stato anche nelle settimane precedenti. Licia Ronzulli che ormai ha stabilito la sua residenza in Puglia, sono mesi che è qui e che ci sta dando una grande mano nell'organizzazione, nella politica oggi di Forza Italia. Ringrazio il candidato presidente Raffaele Fitto che con noi sta conducendo oggi una battaglia per riportare la libertà in Puglia. Siamo stanchi di 15 anni di attività politica di centrosinistra con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti i pugliesi. Mauro, tu hai ricordato tutti i candidati al Consiglio regionale, anche io li ringrazio
veramente sono tanti, siamo una squadra e questo è importante sottolinearlo, quindi non 50 candidati ma una squadra che sta facendo, conducendo e portando avanti un'unica battaglia. Io voglio però aggiungere non soltanto i candidati al Consiglio regionale, anche i tanti sindaci che abbiamo candidato, perché ci sono anche le elezioni comunali in molti comuni e guarda caso anche gli unici due capoluoghi di provincia dove si votano sono nella mia provincia, in Barletta Andria Trani, e sono Andria e Trani, quindi a tutti i sindaci e a loro va il nostro grande in bocca al lupo. Noi siamo con voi, saremo in tutti gli angoli della Puglia per portare con forza oggi il consenso, ecco, è l'impegno di Forza Italia. E ringrazio veramente tutti i dirigenti, i segretari ancora di circolo, perché sono tanti che si stanno impegnando e si stanno organizzando veramente in queste ore per tirare la volata a queste elezioni regionali. La Regione Puglia, io voglio, ecco, introdurre alcuni argomenti, perché è importante poi fare anche il punto della situazione e soprattutto lanciare delle idee. La Regione Puglia è sotto gli occhi di tutto, lo dicevo, quindi basta fare un'operazione molto semplice di verità e di ricordare tutte le promesse non mantenute, tutti i programmi non realizzati, e credo che il voto scivoli e vada verso il centrodestra. Basta ricordare, ecco, dicevo, fare un'operazione verità su tutte le cose non fatte. Quindi una regione che soprattutto però nelle ultime settimane si manifesta allo sbando completo, quindi una gestione assolutamente anche di questa emergenza sanitaria abbastanza particolare. Noi ancora oggi e tutti i giorni raccogliamo le lamentele di tutti i cittadini e in particolar modo ancora in queste ore le lamentele delle tante aziende che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione in deroga perché i flussi non sono arrivati dalla regione all'INPS. Raccogliamo ancora oggi queste proteste e quindi l'INPS non riesce a pagare perché la regione Puglia ancora non ha inviato i flussi per il pagamento della cassa integrazione. E non soltanto, è polemica di queste ore e di questi giorni, la mancata erogazione o comunque quei pochi fondi che erano stati messi a disposizione per l'aiuto e il sostegno alle imprese, quindi noi parliamo di fondo perduto, perché da tempo come Forza Italia sia a livello nazionale che a livello regionale noi sosteniamo le aziende con il fondo perduto, quindi sono finiti questi fondi ed è importante oggi sostenere le aziende, perché lo dice l'Istat, il 50% anche più delle aziende in Italia e in Puglia sicuramente non riesce ad arrivare a fine anno e questa è assolutamente una grave perdita. Invece la Regione Puglia perde soltanto il tempo e perde anche i soldi per fare un bando per aiutare il turismo musulmano, che non ci riguarda assolutamente, perché noi siamo per la libertà e non siamo per i ghetti e per le costrizioni. Ultimo tema che vorrei ricordare a tutti gli amici pugliesi, perché anche io ci sono andato, diciamo, con veemenza addosso, è la questione del noto virologo Lopalco, che ha preso soldi dai pugliesi, 120.000 euro di incarichi, di soldi pubblici, non per fare il virologo ma per candidarsi nelle liste di Emiliano. Questo è uno scandalo che va denunciato con forza a tutti i pugliesi. Quindi questi sono i primi argomenti di campagna elettorale che noi lanciamo e diamo appunto a tutti quanti voi e ai pugliesi, perché veramente è un voto importante. Siamo agli ultimi 100 metri, dobbiamo correre insieme perché dobbiamo vincere oggi questa battaglia. Basta con il centrosinistra, deve ritornare il buon governo alla Regione Puglia, deve ritornare il centrodestra, deve ritornare Raffaele Fitto. Grazie. Grazie Dario, con la, diciamo, veemenza che deve caratterizzare con la razionalità questa campagna elettorale, e ora abbiamo, diciamo così, quello che non possiamo considerare un ospite, ma dobbiamo considerare una sorta di necessità per... Posso parlare ancora per un minuto? Non c'è problema, parlo per ore e ore. Dobbiamo considerare una necessità per il centrodestra, ma per il nostro Paese. Non dimenticate che stiamo parlando, evidente, dell'unico grande presidente eletto. Parliamo di Silvio Berlusconi. Io ho un minuto prima che il presidente si colleghi con noi e lo affido alle vostre coscienze, ai vostri cuori. Quando si pronuncia Silvio Berlusconi non si ha un moto soltanto politico di consenso, ma si ha un moto emotivo,
cioè Silvio Berlusconi rappresenta una componente umana della politica insopprimibile, è la persona simpatica, la persona di tutti perché vuole essere di tutti. Io lo trovo un personaggio straordinario, capace nel tempo di avere sempre una coerenza valoriale che fa la differenza di Forza Italia. Oggi la domanda più difficile che si può rivolgere a un politico è come la pensi. Noi di Forza Italia sappiamo esattamente come la pensiamo. Garantismo, liberalismo, imprese, meno tasse. Abbiamo le idee chiarissime. A questo punto chiedo se posso dare la parola. No, non ancora. Meno tasse, sono tutti valori di cui noi siamo portatori costantemente. Pensate semplicemente in questi giorni all'assurdità del tentativo di introdurre una nuova legge elettorale, di modificare il conflitto di interessi da parte di un governo che anziché pensare ai bisogni primari di questo Paese si balocca in regole per drogare il gioco, per renderlo più favorevole e renderlo più incerto, perché il tentativo è quello di non consentire ad un centrodestra chiaramente vincente, chiaramente superiore nei numeri, nelle idee, nel modo di fare, di poter governare. Allora come si fa? Si modificano le regole del fuorigioco, si gioca in 5 contro 11, tutto quello che può servire per evitare che il centrodestra raggiunga l'obiettivo, il governo secondo il consenso del Paese. Questo è il tema che il Presidente Berlusconi costantemente affronta, le necessità di raggiungere l'obiettivo. E detto questo, nella speranza di aver fatto da, diciamo così, pacato introducer alla presenza del Presidente Berlusconi, gli cedo non volentieri di più la parola perché possa illuminare questa manifestazione e darci il suo irrinunciabile contributo. Prego, Presidente. Ci siamo? Sì. Sono collegato? Ecco qui. Benvenuto, Presidente. Grazie a tutti voi. Mi dispiace di non poter essere con voi in persona, ma voglio dirvi per prima cosa che sono tra voi con il cuore, sono con il meraviglioso popolo della Puglia, con i nostri militanti, dirigenti, eletti, con tutti i candidati che si stanno impegnando per cambiare davvero la vostra bellissima regione. Voglio salutare prima di tutto con particolare affetto Raffaele Fitto, al quale rivolgo non soltanto un grande in bocca al lupo per la campagna elettorale, naturalmente, ma anche un augurio dal profondo del cuore per il suo compleanno che si festeggia proprio oggi. Considero questa felice ricorrenza di buon auspicio per lui, per noi, per la Puglia. Raffaele è stato un ottimo ministro del mio governo, un dirigente molto apprezzato di Forza Italia. È stato un eccellente governatore della vostra regione ed è la persona giusta per farla ripartire. Ha la competenza, l'autorevolezza, l'esperienza che sono necessarie. Ha soprattutto un profondo, assoluto amore per la sua terra. Voglio anche rivolgere un saluto affettuoso e vorrei ricordare di Raffaele che è stato già amministratore vostro ed è stato senza dubbio il miglior amministratore che la Puglia abbia avuto e possa avere. Voglio anche rivolgere un saluto affettuoso al nostro coordinatore regionale Mauro Dattis e al vice coordinatore Dario Damiani che stanno svolgendo un lavoro prezioso in Puglia per rilanciare e far crescere Forza Italia. Un lavoro che ha già dato ottimi risultati e che si è concretizzato in un lista di candidati di grande, grande livello che saranno determinanti per vincere e per dare alla Puglia un governo regionale adeguato. Voglio salutare infine tutti i parlamentari presenti, ma lasciatemi salutare specialmente due dei miei più stretti collaboratori. Una pugliese di eccezione come Licia Ronzulli, che ha la sua terra nel cuore e me ne parla continuamente. E con lei saluto una
amico autorevole come Antonio Tajani, il nostro vicepresidente, che in Italia e in Europa è un punto di riferimento autorevole e imprescindibile anche in seno al Partito Popolare Europeo. Antonio, voglio ricordarvelo, è stato il presidente del Parlamento Europeo più apprezzato nella storia dell'istituzione parlamentare europea. Vengo a voi, amici pugliesi. Sono contento di parlare con voi perché la vostra è una regione straordinaria per bellezza, per storia, tradizioni, per cultura, per la laboriosità della sua gente. È una regione a cui io sono particolarmente legato, perché è una regione che ha dato tantissimo politicamente a Forza Italia e al centrodestra, sin dai tempi di quella coalizione ampia e vincente che era stata voluta dal vostro Pinuccio Tattarella. Da 15 anni però devo dire che questa immensa ricchezza è stata dilapidata, è stata mortificata. La Puglia è stata riportata purtroppo indietro in ogni settore. 15 anni di sinistra che hanno distrutto tutto ciò che avevamo costruito e tutti i progetti che avevamo avviato. Prima Nichi Vendola, poi Michele Emiliano, hanno sprofondato la Puglia nella spirale dell'assistenzialismo, del clientelismo, della gestione del potere intesa e praticata in un modo che non possiamo approvare, dell'incapacità di spendere le risorse europee che pure sono arrivate. La Puglia ha vissuto quindi una stagione, come definirla, cupa. Invece di risolvere i problemi, il governo regionale li ha aggravati e ha causato dei danni davvero incalcolabili, diciamo, ai pugliesi. Penso all'agricoltura, sulla xylella, per esempio. È inammissibile che non sia ancora individuata la ricetta giusta per sconfiggere un batterio che colpisce chilometri di coltivazioni che sono il cuore pulsante della produzione agroalimentare della regione. I programmi di sviluppo europeo potevano dare forza al comparto, le risorse c'erano, ma non le hanno sapute o volute spendere. Penso anche alla sanità. La pandemia ha mostrato tutti i limiti di una gestione della sanità pugliese che non ha più contatto con le esigenze dei territori. In questi 15 anni di sinistra sono stati chiusi 22 ospedali, 22, e 5 nuovi ospedali che erano stati previsti non sono ancora realizzati. Serve quindi mettere mano rapidamente a tutta la sanità e anche, devo dire, al grande tema, dell'importante tema delle liste di attesa, che sono arrivati, ho visto, a 6 mesi di attesa per sostenere un esame. Quindi è la sanità, bisogna dare una grandissima attenzione. Poi il rilancio non può che passare per l'ammodernamento delle infrastrutture. È una condizione, come dire, decisiva per sostenere l'industria del turismo, per il comparto economico produttivo, per rendere appetibile il territorio per degli schieramenti industriali. Penso al lavoro, perché è ancora più grave è il capitolo del lavoro, visto che la sinistra parla delle 3.000 nuove aziende che hanno aperto in Puglia. Bene, sarebbe bene che parlasse delle 20.000 aziende che invece hanno chiuso i propri battenti, delle 2.400 che hanno cessato la propria attività durante il Covid. Molte aziende in questi mesi sono rimaste in vita solo grazie alla forza della Puglia, dei suoi imprenditori, dei suoi lavoratori. Molte di queste da mesi attendono ancora prestiti, i finanziamenti e quelle briciole di aiuto a fondo perduto che sono state stanziate dalla stessa regione. Però so che ci sono lavoratori che non hanno ancora percepito la cassa integrazione e il 16% dei pugliesi non ha un posto di lavoro che gli consenta di sopravvivere. E la stragrande maggioranza di questo 16% sono i giovani, il 40% dei giovani è dentro coloro che non hanno un posto di lavoro, uno dei dati peggiori d'Europa. E il risultato di questa, come dire, desertificazione
è che la Puglia è tra le regioni con il reddito pro capite più basso d'Europa, la 17ª in Italia, con un reddito medio di appena 15.000 euro. Due province su sei vanno addirittura sotto questa media. Insomma, serve, è necessario, è indispensabile un cambiamento. Quella che abbiamo visto in questi anni non è l'amministrazione di cui la Puglia e i pugliesi hanno bisogno. Per far rialzare la testa alla Puglia servono innanzitutto esperienza, qualità, serve molta competenza. E d'altro canto, voi lo sapete, in tutte le regioni in cui il centrodestra è al governo, la nostra classe dirigente è fatta di amministratori assolutamente eccellenti. In ogni regione noi abbiamo sempre schierato il meglio. Per quanto ci riguarda quindi, noi di Forza Italia portiamo nel governo delle regioni e dei comuni la nostra esperienza politica, certo, ma anche la nostra esperienza di vita nel lavoro, nelle professioni, nell'impresa, nella cultura, nel sociale, nelle amministrazioni locali. E proprio in base a questi criteri che abbiamo scelto anche questa volta i nostri candidati. E posso dire con orgoglio che oggi rappresentano il meglio dell'offerta politica. E per questo, innanzitutto, vi chiedo di votare per Forza Italia. Non sfugge però a nessuno che questo voto del 20 settembre ha anche un'altra valenza. Il centrodestra, che è l'opposizione al governo Conte, affronta dunque le elezioni regionali unito e dovunque lo fa, mentre l'alleanza di governo presenta in Puglia come in altre regioni dei candidati diversi. È la fine di un grande bluff che la sinistra si è unita. Ancora, queste elezioni serviranno anche a dimostrare una volta di più che il centrodestra è la maggioranza vera del paese. Un centrodestra nel quale Forza Italia, ricordatevelo, rappresenta oltre che numericamente l'anima determinante politicamente con i suoi valori fondamentali, la libertà, il garantismo, il cristianesimo, l'europeismo. E siamo l'unico partito che si basa su valori così fondamentali. E quindi il 20 e 21 settembre i pugliesi con il loro voto contribuiranno a dare un avviso definitivo di sfratto al governo e alla maggioranza, che è la maggioranza più a sinistra della storia della Repubblica. Un governo e una maggioranza che persino di fronte all'emergenza Covid hanno dimostrato di non saper superare le loro contraddizioni e non hanno approfittato della disponibilità responsabile che noi avevamo manifestato. Quindi l'Italia, per ripartire dalla condizione drammatica nella quale è sprofondata, ha bisogno assolutamente di altro. Ha bisogno di una rivoluzione fiscale, burocratica, giudiziaria. E questa rivoluzione soltanto noi possiamo realizzarla. E solo Forza Italia all'interno del centrodestra può esserne garante sul piano dei conti lunghi e delle relazioni internazionali. E credo che gli elettori si stiano rendendo conto che Forza Italia è oggi una realtà senza uguali nell'offerta politica nel nostro Paese. Anche per questo io mi impegnerò direttamente in questa campagna elettorale e continuerò a farlo in tutte le forme possibili. Ed è per questo che rivolgo a ciascuno di voi un grazie sincero per quanto state facendo e l'augurio che ciascuno di voi possa realizzare in politica e nella vita i progetti, i sogni più belli che portate nel profondo del cuore per voi e per le persone che amate. E in attesa di festeggiare insieme la vittoria di Raffaele di Forza Italia, vi saluto con la nostra formula tradizionale. Forza Raffaele, forza Puglia, forza Italia! Grazie Presidente. Ah, un momento. Ho pensato ad un piccolo presente per te, Raffaele. Potete portarglielo?
Ecco, tanti auguri Raffaele, tantissimi auguri, un forte abbraccio e un saluto Niente. Affettuoso a tutti quanti. Ciao. Ti ringrazio molto, grazie, a presto. Ciao Raffaele, saluta la mamma, mi grazie, raccomando. Presidente. Ciao, ciao. Grazie. Allora 51 è una diceria. E grazie a tutti voi, grazie, grazie al Presidente, grazie a voi. Adesso ce la mandiamo. È vera, eh? Ce la mangiamo, mica è finta, eh? Non è che. Grazie Presidente. Presidente Berlusconi, da par suo, come sempre, vedete il profilo umano anche in una occasione meramente politica, il rispetto, l'affetto, la stima, la gioia che si manifesta in modo semplice, festeggiando il compleanno nella certezza che questo compleanno, come ha detto, sarà di ottimo auspicio per il primo importante compleanno del centrodestra in Puglia, che sarà il voto del 20 e 21 settembre. Un grande compleanno e tutti quanti ci faremo gli auguri. Prima di passare la parola ai nostri gentili ospiti, mi debbo ricordarvi che in Puglia quest'anno si gioca la Champions League Puglia e voglio leggervi la formazione della squadra di Champions League Puglia. Andria Scamarcio, Trani Palumbo, Corato Perrone, Conversano Salso, sono i nostri candidati sindaci per un centrodestra sempre più forte e più competitivo. Palo Amendolara, La Terza Cefalo, Manduria Bullo, San Vito dei Normanni, Enrico, Lucera De Sabato, Erchie Saracino, Bitetto Occhiogrosso, la nostra grande squadra di sindaci che porterà Forza Italia il centrodestra in pole position in Puglia. La metafora calcistica è quella che tutti quanti amiamo, perché lo sport, sapete, è segno di sanità e non c'è miglior modo per onorare la politica che fa riferimento a principi valoriali. Raffaele, tifiamo per la stessa squadra, come è noto. E io purtroppo non posso dire che tifo per la stessa squadra, perché sennò il sangue. Però tifo per la stessa squadra di Forza Italia, ecco, mettiamola così, facciamo un tifo politico che ci mette tutti quanti d'accordo e buonanotte. Ma mi tocca adesso introdurre la nostra capofila, dicevo ieri in un'altra riunione, in una apparente dolcezza si cela una personalità di acciaio, di tungsteno addirittura, e questa dolcezza mista a fermezza caratterizza l'azione politica, ma consentitemi anche gli splendidi rapporti personali, di Licia Ronzulli, una senatrice a cui affido adesso la parola perché possa darci non soltanto il suo saluto ma la sua forza. Ci provo anche se parlare dopo Berlusconi devo dire che non è proprio facilissimo, ecco. Però insomma, grazie a tutti per essere qui, davvero. Grazie, anch'io ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti, ringrazio Francesco Paolo Sisto, ringrazio Mauro Dattis e Dario Damiani per il lavoro che stanno facendo e ringrazio appunto Francesco Paolo perché, come dicevamo, Dario e Mauro hanno trovato in questa regione delle macerie e Francesco Paolo con la sua esperienza li ha aiutati in questa difficile e li aiuta tutti i giorni in questa difficile sfida che abbiamo, che è quella di riportare Forza Italia a quelli che sono stati gli albori, gli onori della cronaca di un po' di tempo fa. Ringrazio molto, moltissimo i candidati perché hanno trovato l'impegno, il coraggio e la passione
per correre in questa difficilissima sfida. E li ringrazio per un semplice fatto, perché in questo momento dove c'è qualcuno che scredita la politica, e quindi avvicinarsi alla politica è sempre visto come qualcosa di non pulito, di strano, ecco, loro col loro lavoro, con la loro candidatura affermano qual è la buona politica e qual è la buona politica di Forza Italia, e quindi io li ringrazio davvero di cuore. Come hanno raccontato i coordinatori, queste sono liste molto molto competitive che faranno avere un grandissimo risultato a Forza Italia, ne sono certissima. E come sto dicendo in questi giorni, ho già fatto Monopoli giusto ieri, Trinitapoli, Manfredonia, Andria, Trani, e lo dico in tutte le parti che vado, proprio perché sono competitive. C'è a volte l'errore di cadere nella scorrettezza da campagna elettorale, perché è vero che si vince per un voto in più, ma io mi auguro davvero che la correttezza e la lealtà che sempre ha distinto e contraddistinto i nostri candidati possa esserci anche adesso, perché sarà meraviglioso dopo, come si fa nel rugby, usare il terzo tempo per stringersi la mano e dire: ce l'hai fatta tu, buon lavoro, sarai in regione e io che non ho vinto ti supporterò comunque. Perché è vero che vanno... È vero che va in regione chi vince, ma questo partito, e sono sicura che Dario e Mauro lo faranno, sapranno valorizzare anche chi magari per poche decine di voti non ce l'avrà fatta e farà parte sempre comunque di questa squadra, della squadra che vincerà le elezioni regionali il 20 e il 21. Noi abbiamo un nemico in questo momento che non è certo il signor Emiliano, perché per quanto mi riguarda il signor Emiliano si è autodistrutto come la cassetta di Mission Impossible. Noi abbiamo, secondo me, un nemico più grande, un avversario più grande da battere in questo momento, che è l'astensionismo. L'hanno detto, sono elezioni difficili, la campagna elettorale è corta, fa caldo, quindi fa fatica ai candidati portare le persone a farsi ascoltare in queste 3 settimane purtroppo, ma sicuramente il 20 e il 21 noi dobbiamo portare più persone a votare, perché è lì che si prenderà una decisione. Noi sappiamo che spesso e volentieri abbiamo perso le folle, non potremmo fare gli aperitivi, i ristoranti, le cene, tutto quello che si faceva prima, non c'è il momento di aggregazione, dobbiamo andare a prenderci ogni singolo voto porta a porta, gomito a gomito, visto che la mano non ce la possiamo neanche più dare. Quindi questo è il lavoro da fare, e io spero di essere sintetica anche in questo discorso, perché come ho detto ieri, ogni minuto speso qui è un voto che i candidati prendono in meno, devono andarli a raccogliere tutti e più possibili. Ora, su Raffaele Fitto non è che devo raccontarvi molto, lo conoscete tutti molto bene, poi il Presidente ti ha già fatto una mega presentazione, faccio fatica, ma Raffaele è la garanzia per questa regione, Raffaele rappresenta il cambiamento, Raffaele è la persona che già 15 anni fa ha dato grande splendore a questa terra e sicuramente riuscirà a farlo ancora una volta. E ringrazio anche i candidati, come ringrazio Raffaele, perché sicuramente sono spinti da una voglia di riscatto di questa terra che è stata umiliata ed è stata distrutta da Emiliano, che non ha fatto altro che distruggere quello che aveva già iniziato a demolire Nicchi Vendola, perché di questo si tratta. Cioè, Emiliano è la continuazione di Nicchi Vendola, Emiliano è la stessa faccia, della stessa medaglia di questo governo di sinistra che sta mandando il nostro paese allo sbando e che ce lo sta trascinando nel burrone. Su Emiliano, sulla sanità ha già detto tutto Berlusconi, una cosa volevo aggiungere. Ieri Emiliano ha detto, è tornato a utilizzare la paura del Covid, perché è l'unica arma che ha. Allora, lo dico da persona che continua a chiedere alle persone che incontra di stare attenti, perché per quanto mi riguarda il virus non è finito. Magari avrà attenuato i sintomi, i segni, ma il virus c'è e circola ancora. Ma un conto è tranquillizzare la popolazione e offrire delle soluzioni. Un altro è
come ha fatto Emiliano in tutti questi 6 mesi, utilizzare il terrorismo e la paura per prima cercare di allontanare le elezioni, perché ricordiamoci che Emiliano non ci voleva far votare a settembre perché sentiva già di perdere e quindi prendeva tempo. E l'altro è tenersi l'elettorato saldo, perché si sa, quando uno ha paura è fisiologico, no? È tenersi stretto quello che in quel momento si ha per paura del cambiamento. Ecco, caro signore Emiliano, guarda, visto che ti piace tanto andare in televisione a fare la soubrette da Barbara D'Urso, perché per 6 mesi quello ha fatto, anziché aiutare i pugliesi in un momento tremendo dell'Italia, del paese che stava attraversando l'Italia. Non preoccuparti, perché tra 3 settimane, quando ci sarà Raffaele Fitto al governo della Regione Puglia, tu, che mi auguro non tornerai in magistratura a fare altri danni, potrai andare a lavorare come commentatore TV tutti i giorni dell'anno che vuoi. Adesso magari però potevi fare qualcosa in più per i nostri pugliesi. Parliamo delle infrastrutture, ci sono paesi che prima di riuscire a raggiungere un centro urbano ci mettono ore e che per chiamare un'ambulanza devono aspettare 3-4 ore. Parliamo, che so, del fallimento del PSR per quanto riguarda l'agricoltura, che era una grandissima opportunità per la nostra regione. Parliamo dei finanziamenti europei che sono stati ridati indietro. La Puglia è penultima, erano soldi che potevano essere usati per voi, per la vostra terra. Ma pensate invece lui cosa ha fatto con dei soldi che aveva in cassa? Ha pensato bene di comprare 1200 plafoniere a 670 euro per il suo nuovo palazzo della regione. Ma vi fidate voi a dare la regione in mano? Ma guarda, ma io non lo so, ma a mia nonna, che era analfabeta, non ha mai frequentato la scuola, se qualcuno non la fregavi mica sui soldi, sai, se gli andavi a dire che la plafoniera costava 670 euro l'una, mia nonna piuttosto stava senza luce perché capiva di essere stata fregata. E allora vorrei capire per quale motivo Emiliano ha pensato bene di spendere i vostri soldi nelle plafoniere che saranno poi evidentemente utilizzate da te nel nuovo palazzo della regione. Emiliano, come dicevo, non è altro che il governo di sinistra che in questo momento sta governando male, malissimo l'Italia. Emiliano è il governo di incapaci che da mesi sta distruggendo il nostro paese. Fate questo parallelismo quando vi chiederanno. Parliamo semplicemente di cosa sta avvenendo, di cosa avverrà tra 2 settimane. Vogliamo parlare della scuola? Vogliamo parlare del fatto che purtroppo è stato un fallimento da quando è iniziata questa emergenza? Vogliamo dirlo che la didattica a distanza non ha funzionato perché ha creato purtroppo studenti di serie A e di serie B, non solo tra il nord e il sud Italia, ma anche nella stessa regione, a differenza di alcuni di centinaia di metri, anche tra comune e comune. Non c'era la rete, non c'era la banda larga, non ci sono i computer, non ci sono stati gli iPad. Questo gap non verrà mai colmato. E vogliamo parlare dei nuovi carrellini, dei nuovi sgabelli, come li chiamo, non so, che probabilmente serviranno per giocare ad autoscontro nei corridoi della scuola? E vogliamo parlare del fatto che non ci sono i trasporti per portare i nostri ragazzi a scuola? Perché i lavori di edilizia scolastica, che non sono stati neanche cominciati, neanche iniziati, non sono stati fatti, che servivano ad allargare le classi per tenere i nostri ragazzi in sicurezza, a parte che non ci sono, non so ancora i ragazzi dove potranno studiare, ma se qualcuno non pensa a come trasportarli, perché posso tenerli in sicurezza in una classe, ma se poi nell'autobus sono tutti ammucchiati e non ci sono abbastanza corse, mi dite un po' questo cosa significa? Che non c'è un senso logico per come opera questo governo, e non c'è anche dal punto di vista degli ultimi decreti fatti, perché è un governo di sinistra che pensa soltanto a tenersi il consenso con l'assistenzialismo, non ha una visione di futuro per i nostri giovani, per il nostro paese. L'altro giorno a Manfredonia, ti rubo una battuta, Gian Diego, meravigliosa, perché la spiega benissimo. A proposito di assistenzialismo e di tenersi l'elettorato legato, io direi quasi in ostaggio,
tutti questi rivoli in cui sono finiti i bonus buttati via, perché noi che abbiamo dato il nostro ok, il nostro consenso allo scostamento di bilancio, lo scostamento di bilancio non è altro che debito per il nostro paese, e abbiamo detto sì perché non siamo degli irresponsabili, volevamo aiutare il paese. Peccato che di questi miliardi che abbiamo, a cui abbiamo dato il nostro consenso per fare ancora una volta debito, noi non sappiamo niente. Abbiamo scoperto nel decreto agosto e anche nel decreto semplificazioni che saranno bonus su bonus. Attenzione, siamo stati bravissimi, abbiamo addirittura fermato nel decreto semplificazioni, avevano provato dentro a mettere dentro anche la legalizzazione della cannabis. Adesso voi mi direte, ma noi abbiamo bisogno di legalizzare la cannabis? A parte, io penso tutto il male possibile di chi utilizza droghe, ma abbiamo bisogno in un momento di emergenza di mettere nel decreto semplificazione, che tutto è tranne che semplificazione, perché ha 3.000 emendamenti, 300 pagine, e vorrei capire che cosa serve adesso quando i decreti attuativi ancora non ci sono. Ma hanno provato a buttare dentro tutti questi bonus di cui non sappiamo niente. Allora, tornando alla tua battuta, Gian Diego, che la voglio raccontare a tutti, stanno distribuendo caramelle, e la differenza tra noi e loro, che noi non distribuiamo caramelle, noi costruiamo la fabbrica delle caramelle, perché costruendo la fabbrica delle caramelle si può dare lavoro, si crea impresa. Io mi sa che sto andando tanto oltre, quindi vado a concludere, altrimenti tolgo tempo a voi, ma soprattutto al discorso di Raffaele. Allora, voglio chiudere con lo slogan di Michele Emiliano, che dice che la Puglia ce la fa. Vero, la Puglia ce la fa e la Puglia ce la farà, ma non grazie a te, caro Michele Emiliano. La Puglia ce la fa grazie agli agricoltori, che tu hai dimenticato. La Puglia ce la fa grazie ai pescatori, la Puglia ce la fa grazie agli artigiani, la Puglia ce la fa grazie ai commercianti, a chi crea impresa nonostante tutto, ai ristoratori, a tutti gli operatori del turismo che tu punisci come se fossi lo sceriffo di Nottingham, perché è facilissimo andare a multare perché tu non sei in grado di mantenere l'ordine, perché questa è la verità. Se tu sei in grado di mantenere l'ordine, non hai bisogno di punire chi sta provando a sopravvivere e chi sta provando a dare lavoro ad altre famiglie. Quindi, caro mio, ce la farà sicuramente, e ce la farà meglio anche quando Michele Emiliano avrà tolto il disturbo. Chiudo con un piccolo regalo, visto che è il tuo compleanno, a Raffaele Fitto. È piccolissimo, ce n'è uno, ma fuori ho fatto arrivare dei camion interi, avrai una grande scorta del bianchetto. Ti consegno questo bianchetto, è la scolorina, perché tu con questo dovrai cancellare, come si fa sui fogli, tutti i danni che ha fatto Michele Emiliano per la nostra terra. Forza Raffaele, ma soprattutto grazie a voi candidati, andate a prendere ogni singolo voto, e io so che chiunque sarà eletto saprà rappresentare il suo territorio e la nostra, scusate se dico nostra, ma mi sento di dirlo davvero col cuore, regione, e quindi in bocca al lupo, forza Italia, forza Raffaele. Ronzulli, grazie senatrice Ronzulli, e mi consentirete di chiedervi un saluto all'onorevole Elvira Savino, che non è presente oggi qui per ragioni personali, diciamo così, e quindi la sua assenza, come potrete leggere, è giustificata dalla positività al Covid. Capita anche ai politici. Un applauso ad Elvira. E ora devo introdurre, diciamo, vorrei introdurlo in modo un po', diciamo così, fisico. Che se voi guardate Antonio Tajani e vi chiedeste che cosa fa nella vita, io guardandolo dico: comanda qualche cosa. Cioè lui ha il fisico del ruolo di chi comanda. E a questo fisico però corrisponde, ve lo dico per esperienza, ha detto il presidente Berlusconi, chieda dove viene quello che ha fatto, non c'era neanche forse bisogno, una grande, grandissima disponibilità. Io gli riconosco, e lo dico veramente con grande sincerità,
Antonio Tajani c'è sempre. Se tu lo chiami al telefono, dopo 5 minuti, se non ti può rispondere, ti richiama per piccoli, medi e grandi problemi. Questa è la politica di cui abbiamo bisogno, una politica di assistenza al partito, perché chi comanda sia vicino a chi deve risolvere i problemi quotidiani. Io di questo lo voglio dire pubblicamente, ti ringrazio, perché non è comune avere chi dirige le operazioni, ma è sempre presente e disponibile. Grazie Presidente Tajani. Grazie a te. Intanto dobbiamo festeggiare la nomina dell'onorevole Sisto, responsabile nazionale della giustizia del nostro partito. È un segnale di attenzione a questo territorio, ma anche un segnale di attenzione per un uomo che ha fatto tanto in questo settore, che per noi, come diceva prima Berlusconi, è uno dei cardini della rivoluzione pacifica che dovremmo condurre una volta vinta le elezioni regionali e poi una volta vinte le elezioni politiche. Io intanto, invece di ringraziare Dattis, Damiani e naturalmente Sisto, ma anche Licia Ronzulli, mi voglio scusare con loro per averli fatti impazzire in questi giorni. Perché? Perché avevo preso un impegno con Raffaele in occasione dell'altro incontro organizzato a Bari. Gli dissi: visto quello che tu hai fatto per me quando mi sono candidato Presidente del Parlamento, io farò per te la stessa cosa. Quindi verrò in Puglia e farò una campagna elettorale a tappeto. Mi sono preso qualche cazzatone da Licia, diceva: ma hai fatto un programma da campagna elettorale per l'Europa? Sì, esattamente quello che volevo. Volevo andare nel maggior numero possibile di comuni, non per fare grandi manifestazioni, ma per far sentire alla gente di Puglia, ai nostri candidati sui territori che rappresentano la gente di Puglia, che Forza Italia c'è, che Forza Italia non soltanto vuole portare il suo messaggio, ma li vuole anche ascoltare. Ecco perché in questi giorni di fine settimana saremo presenti nel maggior numero possibile di comuni. Non è possibile essere in tutti i comuni, però abbiamo voluto dare un messaggio positivo. In genere la politica pensa alle grandi manifestazioni, agli incontri, per magari per prendere tanti applausi. Forse prenderemo meno applausi perché ci sarà meno gente in ogni singolo incontro. Però vogliamo dimostrare che nessuna parte del territorio pugliese viene dimenticato da noi. Noi siamo una grande forza nazionale, non siamo un partito del nord, siamo un partito italiano. E come avete sentito dalla parola di Berlusconi, noi abbiamo grande rispetto e grande attenzione per tutta l'Italia del Sud, che non è una parte del territorio che deve essere assistito, è una parte del territorio che deve avere i riconoscimenti dovuti. Ma se non ci fosse stato il Sud, come sarebbe cresciuta la Fiat? Come sarebbe garantito l'ordine pubblico nel nostro Paese? Non possiamo dimenticare i tanti carabinieri, poliziotti, finanzieri, e lì ce ne sa qualche cosa, che vengono da questa regione, che vengono dalle regioni del Sud. I tanti avvocati, i tanti magistrati, i tanti militari. Quanto ha dato la Puglia insieme a tutto il Sud per il benessere del nostro Paese? E poi si parla del Sud a volte come una palla al piede, che deve essere trascinato dal nord. Non è così, l'Italia è una. Ognuno ha fatto la sua parte. Il nord forse avrà prodotto ricchezza, il capitale, ma senza il capitale umano non esiste neanche il capitale economico. E il capitale umano di questa regione, i tanti emigrati in giro per il mondo che hanno reso onore al nostro Paese. E io che vivo una parte importante della mia vita, ho vissuto una parte importante della mia vita fuori dai confini nazionali, so quanto è stata tenuta alta la nostra bandiera dai meridionali che sono emigrati in Belgio, in Germania, in Lussemburgo, nel Nord America, nel Sud America, in Australia. Le tante realtà che ci sono, economiche, ecco, la capacità di saper fare l'agricoltore, la capacità di saper fare impresa,
del meridionale, del pugliese sono state portate all'estero. Ma noi non vogliamo più che la gente di Puglia e la gente del sud sia costretta ad abbandonare la propria terra, i propri genitori, i propri fratelli, perché non c'è lavoro. Vedete, diceva bene Licia prima, quando sottolineava la differenza con la quale noi guardiamo al sud rispetto al governo. Loro pensano di fare un favore al sud con la politica assistenzialista, dare il reddito di cittadinanza, regalare soldi, ma quando i soldi finiscono emerge il fallimento di questo disegno. Ai ragazzi del sud noi non dobbiamo dare il reddito di cittadinanza, dobbiamo dare lavoro, perché soltanto il lavoro ti rende libero e ti ridà dignità. Gli aiuti sociali vanno dati ai portatori di handicap, che sono troppo spesso dimenticati, che prendono a volte quattro soldi che non permettono loro di poter vivere una vita più liberi, perché magari sono costretti a vivere in appartamenti dove non c'è neanche l'ascensore, l'ascensore non permette alla sedia a rotelle di entrare dentro e di non poter uscire. Ci sono tanti disabili gravissimi che hanno bisogno di cure e non riescono ad averle perché lo Stato si dimentica di loro. E ci sono tante donne, è una battaglia, io ricordo a Bari Vecchia, la visita di Berlusconi un po' di anni fa, io lo accompagnavo e fermandosi a parlare con due signore che gli dissero, per lui milanese in un barese un po' stretto, ma capì la sostanza del messaggio, che loro con la pensione di reversibilità non riuscivano ad arrivare alla fine del mese. E da lì nacque l'idea del governo Berlusconi, proprio a Bari Vecchia, mentre Berlusconi si immergeva in mezzo al popolo pugliese. Al popolo pugliese che all'epoca non era ancora stata ristrutturata, la Bari Vecchia. Era la Bari Vecchia di un tempo dove c'era gente che viveva con grandi difficoltà. Lui, immergendosi in mezzo al popolo di Bari, capì che bisognava fare una rivoluzione anche per le pensioni. E lì decise di portare le pensioni minime fino a 1 milione di vecchie lire al mese, parlando con il popolo di Bari Vecchia. A queste persone bisogna dare gli aiuti sociali, a chi non può lavorare, a chi invece è in grado di lavorare bisogna dare il lavoro, il sussidio va dato e l'aiuto va dato a chi non può lavorare perché o la sfortuna o l'età non permette più di poter occupare un posto di lavoro. Persone alle quali noi dobbiamo dare aiuti perché sono state meno fortunate o persone che hanno lavorato tanto, non dimentichiamo, Berlusconi lo dice sempre, le nostre casalinghe, che hanno lavorato spesso più di noi che uscivamo, perché hanno permesso alle nostre mamme, alle nostre nonne, di far crescere una generazione sacrificandosi, stando a casa, cucinando, alzandosi prima, preparando il caffè per il marito che magari andava a lavorare in campagna, lavorando in campagna anche loro, magari senza contributi, senza nulla. Ecco, a queste donne noi dobbiamo dare un messaggio forte di solidarietà. Ma come creare il lavoro per i giovani? Con una politica a sostegno, lo diceva Damiani prima, a sostegno delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, ricordava anche i pescatori lì. A queste persone bisogna dare la possibilità di mettere a disposizione degli altri la loro intelligenza, la loro capacità di rischiare. E lo Stato deve abbattere il cuneo fiscale per permettere agli imprenditori di assumere, perché questi signori sono preoccupati adesso di abbassare, di prolungare la cassa integrazione, bene, ma se il prolungamento della cassa integrazione non è accompagnato da una politica a sostegno delle imprese, quando finiscono i soldi della cassa integrazione finisce tutto. Noi invece pensiamo che si debba creare lavoro una volta finita l'azione a sostegno della cassa integrazione. È che è una visione diversa. L'assistenzialismo non serve,
il Sud non ha bisogno dell'elemosina del Nord. È offensivo attendere l'elemosina del Nord. Il Sud ha bisogno di un riscatto, ha bisogno che lo Stato lo metta nelle condizioni di essere quello che era. Prima dell'unità nazionale il Sud era la realtà industriale dell'Italia. E la vocazione imprenditoriale della Puglia in tutti i settori è proverbiale. Di questo riscatto c'è bisogno. Non c'è bisogno neanche di vendere, caro Mauro, come tu hai denunciato, i nostri porti ai cinesi per fare affari, perché sul momento può sembrare una cosa utile, poi dopo ti arrivano e ti colonializzano e ti inondano di prodotti made in China che ammazzano la nostra produzione locale. Questo è il motivo per il quale non dobbiamo far vendere né il porto di Taranto e né il porto di Trieste ai cinesi. Magari qualcuno sul momento applaude, dice sì, arrivano un po' di soldi, ma sono soldi avvelenati quelli, ragazzi, sono soldi avvelenati, perché distruggeranno, lo dico ai nostri candidati di Taranto, occhio, perché il disegno è molto più pericoloso. Noi dobbiamo difendere anche le nostre produzioni locali, l'agricoltura, tutto ciò che è manifattura nella nostra regione. E non può essere tutto fatto dallo Stato, pensiamo anche alla vicenda dell'Ilva, non può essere solo lo Stato. Riescono a far scappare anche la più grande industria siderurgica del mondo per incapacità e per responsabilità, diciamolo anche, di una parte della magistratura. Siamo stati a Taranto a verificare, Mauro ti ricordi, quali erano le condizioni. Oggi i rischi per la salute non ci sono più, è tutta roba vecchia. Oggi la produzione dell'acciaio non è più inquinante come un tempo. C'è da fare una bonifica nel porto, certamente sì, ma l'aria non è più quella, i danni sono quelli provocati in passato. E poi attenzione, ci sono migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che ruotano attorno alle acciaierie di Taranto. È una posizione strategica quella dell'industria siderurgica a Taranto. Manca un'attenzione, e perché manca un'attenzione del governo? Ma se neanche le forze di governo si riconoscono nel presidente della regione, come può il presidente della regione Puglia andare a perorare la causa del suo territorio di fronte al governo? Come può la conferenza Stato-Regione, un presidente che oggi si trova un candidato di due candidati, due partiti alleati al suo, che gli fanno campagna elettorale contro. Noi siamo stati in grado di trovare la sintesi, ma non soltanto per simpatia o per amicizia nei confronti di Raffaele Fitto, perché la Puglia ha anche bisogno di un presidente di regione autorevole che sappia contare a Roma, e Raffaele ha fatto il ministro, e che sappia contare anche a Bruxelles. Raffaele ha fatto ed è ancora parlamentare europeo, gli auguro per poco tempo. Questo serve a una regione come la Puglia, essere integrata in un grande progetto italiano ed europeo. Noi per questo ci batteremo e questo cercheremo in questi 3 giorni di spiegare ai cittadini di Puglia, accompagnati dai nostri candidati. Hai fatto bene, Licia, a dire che nessun candidato è sicuro, perché non abbiamo fatto le liste per fare eleggere gli amici degli amici, abbiamo fatto le liste per vincere le elezioni. E se qualcuno ha preferito andarsene perché non è stata fatta una lista per gli amici degli amici, noi rivendichiamo con fierezza la scelta non clientelare delle nostre liste. Ho partecipato direttamente in qualche modo all'organizzazione, salutando e parlando con tanti di voi. Io sono fiero di tutti i nostri candidati. Sono sicuro che tutti quanti sono in grado di essere eletti. Non ci sono tappabuchi, non ci sono figurine da mettere in una slide da presentare. Ogni candidato può vincere.
Nessuno, neanche gli uscenti, anche se sono poi la testa di lista, possono stare tranquilli, perché dietro di loro c'è una squadra che li spingerà a fare ancora di più. E tutti i candidati seri, anche gli uscenti, non si sono opposti ad avere altri candidati forti. E questo vi fa onore, perché tutti quanti noi vogliamo vincere, sapendo bene che coloro che avranno combattuto questa battaglia politica, e magari non è possibile avere tutti eletti candidati, perché poi dovremmo cancellare tutti gli altri partiti, ecco, non saranno dimenticati, saranno parte di una strategia, saranno parte di una rete che il nostro coordinatore regionale, il nostro vice coordinatore regionale si preoccuperanno di tenere unita per governare meglio la Puglia, per dare il miglior contributo possibile a Raffaele, che vogliamo non soltanto che vinca, perché la partita più difficile inizia il giorno dopo, che possa governare non con una maggioranza litigiosa, ma con una maggioranza che non soltanto in Consiglio, ma sul territorio regionale, lo possa supportare con idee, proposte, maturate, elaborate anche durante la campagna elettorale. Perché voi candidati siete classe dirigente di questo partito. Non ci dimenticheremo di voi. La nostra alleanza non finisce il 21 sera quando si sapranno i risultati, o il 22 per le preferenze. Andrà avanti perché insieme vogliamo lavorare per costruire una Puglia diversa. Noi, proprio perché vogliamo dare un contributo serio al governo di questa regione, abbiamo chiesto di poter avere, una volta vinte le elezioni, il Presidente del Consiglio regionale, proprio perché con lo spirito di governo che noi abbiamo, il nostro impegno deve essere quello di garantire la stabilità della maggioranza in Consiglio regionale. Perché il Presidente della Regione non deve essere più costretto a correre a contentare Tizio, Caio, Semproni o Sempronelli, ma deve profondere tutte le sue energie per far risorgere la Puglia dopo gli anni di malgoverno della sinistra. Dovrà essere il Presidente del Consiglio regionale a fare in modo che il Consiglio legiferi nel modo migliore, senza creare problemi all'azione di governo, senza creare problemi naturalmente al Presidente, ma neanche agli assessori di Forza Italia, perché io mi auguro che il risultato elettorale ci permetta di avere insieme al Presidente del Consiglio anche buoni assessori. Bene, questo è quello che noi pensiamo di fare, quello che diremo in questi giorni. Cercherò di essere con ciascuno di voi. Cercherò di dare il segnale, il riconoscimento, il sentimento di gratitudine che proviamo nei confronti di tutti coloro, dalla più giovane al meno giovane, che ho un po' contribuito anche a convincere a candidarsi per la grande esperienza nel mondo della sanità che ha. Abbiamo bisogno di esperti nel settore della sanità per cambiare le cose che non vanno. Lasciamo perdere la vicenda Covid, a Brindisi quello che è successo. Bene. Cercheremo di farvi capire che vi siamo vicini, che abbiamo bisogno di voi e che per voi ci batteremo in questa campagna elettorale. Come classe dirigente del partito ci batteremo non candidati come se fossimo noi candidati. Lo dico per me, l'ho detto, l'avevo promesso a Raffaele, ma lo posso dire per Licio, lo posso dire per il Presidente Sisto, lo posso dire per il nostro coordinatore regionale, per il nostro vice coordinatore regionale. La vostra campagna elettorale è la nostra campagna elettorale e sono convinto alla fine, caro Raffaele, che tu sarai un presidente, un bravo presidente. Mi dispiacerà vederti di meno a Bruxelles e a Strasburgo, vuol dire che per vederti dovrò venire più spesso a Bari e in Puglia. Grazie, grazie Presidente Tajani, avete avuto la dimostrazione di come si possa essere di altissimo livello ma con grande attenzione al bisogno e alla quotidianità. Mi corre l'obbligo di rimediare alla formazione della Champions League Puglia dei sindaci, perché non è che c'è un dodicesimo, c'è un giocatore che può entrare in qualsiasi momento in campo ed è Antonio Bufano, candidato sindaco a Locorotondo. Mi era sfuggito,
ovviamente mi assumo le responsabilità dell'elenco datomi da Mauro Dattis, colpa mia ovviamente, però colpa mia, noi rincorriamo l'assunzione di responsabilità, anche questa è politica, assumersi le responsabilità e assumersele volentieri, lo facciamo sempre e costantemente. E ora mi consentirete di introdurre il Raffaele Fitto con una domanda molto semplice. Noi siamo di fronte ad un avversario che, per dirla con Aristotele, scomodo, magari uno che non meritava di essere richiamato e citato, è un animale politico vero, cioè capace di tutto e di più per raggiungere un qualsiasi risultato. Noi abbiamo dalla nostra la chiarezza, i valori, la non opacità, la coerenza, ripeto, il coraggio, quella forza che ci viene dall'interno e da anni di spinte per tutto quello che di corretto ci può essere, senza infingimenti e con grande franchezza. Come possiamo, caro Raffaele, tramutare questo entusiasmo, questa grinta, questa voglia di rinnovamento che noi abbiamo e che sentiamo in Puglia sulla nostra pelle, dalla sanità all'agricoltura eccetera, è stato già detto e non mi ripeto, ma sono quadranti che bruciano nel cuore di ciascuno di noi. Come possiamo trasformare questo entusiasmo in voti e in vittoria? Perché, attenzione, se l'entusiasmo rimane tale, se la voglia di rinnovamento rimane tale e non trova concretezza nel consenso della cabina elettorale, noi saremo certamente migliori, ma dobbiamo essere capaci di essere migliori e di vincere. Ti chiedo, Raffaele, di darci le istruzioni per l'uso e di dire come noi possiamo questa grande forza interna, morale, etica, politica, trasformarla in vittoria. Grazie. Grazie. Grazie veramente a voi, grazie a Francesco, all'amico Francesco Paolo Sisto, al quale mi lega, come è noto, un'amicizia molto antica. Ringrazio molto Mauro Dattis e ringrazio molto Dario Damiani, con loro abbiamo veramente lavorato bene, stiamo lavorando bene, penso che sia, di poter dire che sia nata una sintonia molto importante, non solamente sul lavoro della campagna elettorale, della composizione delle liste, ma io penso per il futuro nella gestione di questa nostra regione. Così come voglio rivolgere un saluto non di circostanza ma vero a tutti gli amici candidati nella lista di Forza Italia, perché penso di poter dire che la stragrande maggioranza li conosco molto molto bene. So che è una lista seria, che ha al suo interno una grande competizione molto positiva, perché è stata costruita una squadra con intelligenza. So, e anche questo non lo dico per circostanza perché è un tema vero, che è una lista che costituirà una positiva sorpresa, non solamente dal punto di vista qualitativo, perché molti di voi rappresentano espressioni importanti, ma anche quantitativo, perché di liste, scusate la presunzione, me ne intendo, e quindi penso di poter dire che Forza Italia avrà un risultato molto molto importante. E di questo io sono personalmente molto contento, perché penso che il vostro apporto, il vostro supporto sarà decisivo, così come lo è stato. E ringrazio veramente di cuore Licia e Antonio, così come lo è stato anche nella fase della definizione di questa candidatura. Bisogna essere chiari anche in questi momenti, ed esserlo anche quando si fanno le manifestazioni ufficiali. Con Licia e con Antonio, per ragioni e modalità differenti, abbiamo non solo consolidato un rapporto molto positivo, ma abbiamo ripreso una consuetudine molto importante tra di noi, e che rappresenta, secondo il mio punto di vista, un elemento essenziale. Con Licia abbiamo avuto modo di sentirci spesso, di valutare, confrontarci, discutere, capire quello che è diventava l'evoluzione anche di uno scenario che ci ha visto discutere all'interno del centrodestra. E con Antonio, oltre a quello che lui ha ricordato, esiste una collaborazione politica, di un'amicizia che affonda le radici molto lontano e che ci ha visto anche insieme ottenere risultati molto importanti, che tu hai citato, a partire dal lavoro di collaborazione del quale mi pregio, che è stato quello di
lavorare insieme perché l'Italia potesse avere un Presidente del Parlamento autorevole, capace come sei stato tu. Detto questo, è chiaro che quella consuetudine, quel rapporto, quello che ci siamo detto, ha sviluppato nel tempo un rapporto pienamente e fortemente ripristinato, innanzitutto dal punto di vista personale, inutile qui anche l'ipocrisia non servirebbe, ripristinato in modo molto forte, serio e personale col Presidente Berlusconi, cosa di cui sono e siamo molto contenti. E devo dire che se il risultato è stato raggiunto e affrontare questa campagna elettorale è sicuramente perché il Fratelli d'Italia, il mio partito, ha sostenuto con forza questa candidatura, ma io non ho mai avuto in nessun momento non solo un dubbio, ma ho avuto la certezza di un sostegno pieno, convinto, deciso e leale da parte di Forza Italia. E queste cose è giusto dirle, è giusto ribadirle ed è giusto sottolinearle. Francesco, mi ponevi una domanda. Il tema di questa campagna elettorale è particolare. Io penso che ci sia bisogno di tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è stato e quello che noi dobbiamo fare. Se la mia candidatura fosse limitata esclusivamente ad analizzare i disastri che sono stati ampiamente citati e sui quali dobbiamo tornare in modo forte e deciso durante la campagna elettorale in questi anni, sarebbe probabilmente ben poca cosa. Perché c'è una consapevolezza generalizzata che io tocco con mano in tutti gli incontri con le organizzazioni di categoria, con i cittadini, con gli imprenditori, di qualsiasi tipo. C'è la consapevolezza di un risultato che negli ultimi 15 anni è andato via via sciupandosi e che ha toccato una punta elevata di inadeguatezza totale negli ultimi 5 anni. Questo è il quadro di fronte al quale noi ci troviamo. E noi dobbiamo avere la capacità, diversamente non seguiremmo o non avremmo ascoltato bene anche l'intervento del Presidente Berlusconi questa mattina per telefono, dobbiamo avere la capacità di proporre, di individuare le soluzioni. Noi non dobbiamo promettere in campagna elettorale cose generiche, io non l'ho mai fatto, anzi, talvolta ho fatto le campagne elettorali dicendo veramente le cose come stavano e pagando anche un prezzo, ma poi alla fine la coerenza e la serietà ritornano rispetto alle questioni di fronte alle quali noi ci troviamo. Però dobbiamo caratterizzarci per una coalizione seria che è nelle condizioni di dare le soluzioni ai problemi di questa regione. Abbiamo un vantaggio importante, che è quello di una coalizione unita, tornerò su questo, perché questa è una novità importante anche qui in Puglia e rappresenta un punto fondamentale rispetto agli obiettivi che noi vogliamo portare avanti. Però penso che sia indispensabile non sottovalutare quello che è accaduto. Vedete, in questi anni noi abbiamo assistito ad uno schema di governo che è andato via via sciupandosi e che in quest'ultimo periodo sta toccando veramente un livello molto molto basso, che abbiamo il dovere di denunziare e che faremo senza anche qui enfasi. Ci sta, Gian Diego, che noi dopo questa campagna elettorale andiamo a leggere con attenzione, non suoni come una minaccia, ma come un dato oggettivo, i provvedimenti che in queste ore si stanno con grande rapidità mettendo in campo. Andremo a leggere quello che stanno facendo i direttori generali delle ASL, andremo a leggere quello che ha fatto la Giunta regionale, andremo a leggere quello che stanno facendo i direttori delle innumerevoli agenzie e società in house di questa regione, non per fare chissà che cosa, per prendere atto di quello che loro stanno facendo. E se quello corrisponderà dal punto di vista della legittimità degli atti, della contabilità degli stessi a fatti normali e regolari, sarà tutto molto tranquillo. Ma se su quello, e io penso e ne sono fortemente convinto, si sta mettendo in campo un supermarket elettorale che sta aggredendo e distruggendo le casse, il bilancio e la credibilità dell'istituzione, noi, lo dico prima, non faremo sconti a nessuno. E lo dico perché? Perché questa volta c'è da sottolineare quello che è accaduto in questi anni. Perché vedere i direttori generali oggi impegnati con la casacca della politica, impegnati a fare provvedimenti, mentre c'è un caos, mentre i cittadini non sanno dove mettere le mani, noi non possiamo consentirlo e non possiamo consentire nemmeno di non dare delle risposte forti su alcune questioni da far emergere. Covid, emergenza. Io mi permetto di sottolineare il festival delle contraddizioni.
Sarò stato io un mese fa che ho invitato i turisti a tutta Italia a venire perché la Puglia era una regione Covid free o è stato qualcun altro? Cioè, aiutatevi a capirlo, perché sinceramente non capisco quello che sta accadendo. Sarò stato io ieri ad andare con una faccia compunta, severa, preoccupata in televisione a spiegarci che nelle prossime due o tre settimane, quindi vuol dire che dal 1° al 20 di settembre ci sarà una pandemia che scoppierà in questa regione, io non sottovaluto nulla e poi dirò qualcosa di preciso su questo, ci spiega che c'è questa situazione, ma che convoca un concorso per infermieri professionali dove 18.000 persone verranno da tutta Italia in un solo giorno per svolgere questa prova. Ci sarà una contraddizione in tutto questo? Oppure è tutto normale? Ci sarà qualcosa che non quadra se la Regione Puglia assume e scrive delle ordinanze rispetto al tema del Covid che sono in contrasto con quelle nazionali? Quindi oggi noi e per un periodo non abbiamo saputo se un pugliese che torna dalla Grecia, da Malta, dalla Spagna, per la Croazia no, per un periodo, poi ci siamo associati anche alla Croazia, perché non si capisce la ragione, debba seguire un iter che ha deciso la Regione Puglia, che è in contrasto con quello deciso dal Governo nazionale e che sta producendo un caos generalizzato. Sarà un caso che la Puglia, e smascheriamo anche questa grande bugia, si sia raccontata tra una canzone di Buonanotte Fiorellino ed una comparsata televisiva come una regione che ha affrontato bene il coronavirus. Ma di che stiamo parlando? La Puglia noi la paragoniamo alla Lombardia. Se la paragoniamo alla Lombardia, chiaramente troviamo tutte le risposte adeguate a quello che noi stiamo dicendo. Ma la Puglia va paragonata nella gestione del Covid alle regioni del centro-sud che hanno beneficiato del lockdown, perché se io mi paragono con la Lombardia sono fuori strada, io mi devo paragonare con chi come noi ha avuto il beneficio della chiusura. E se mi paragono con le regioni del centro-sud, sono tre i dati che dobbiamo raccontare ai cittadini pugliesi, che non sono dati del centrodestra, sono dell'Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, dei bollettini ufficiali della Protezione Civile, quindi non sono dati nostri. La Puglia sta raggiungendo le 600 vittime, è la prima regione come tasso di mortalità tra le regioni del centro-sud Italia. E questo dato è collegato agli altri due. La Puglia è la regione che ha effettuato in tutti questi mesi il minor numero di tamponi. E ce n'è un altro ancora, che la Puglia è la regione, ed è la fotografia del nostro sistema sanitario, la Puglia è la regione nella quale ci vogliono il più alto numero di giorni per avere l'esito di un tampone, cioè 11 giorni. Questi dati non sono dati che ci inventiamo noi come slogan in campagna elettorale, sono fatti che testimoniano come ci sia un sistema che arranca per ciò che è accaduto in questi anni e che non è stato in grado di affrontare le questioni principali per questa emergenza. E lo stiamo toccando con mano ancora in questi giorni, perché in questi giorni noi abbiamo chi un mese fa apriva tutto a tutti, che oggi ci spiega che è stato un errore. Ma è lo sdoppiamento della personalità, o siamo di fronte alla stessa persona? E quando noi vediamo le misure di carattere economico messe in campo in questo periodo, troviamo il grande festival della distribuzione delle prebende e degli incarichi specifici. Perché qualcuno mi spiegherà quello che in questo momento serve all'AGER, una delle tante innumerevoli agenzie di questa regione, che dovrebbe affrontare il tema dei rifiuti in una regione nella quale non è mai stato realizzato un solo impianto del ciclo dei rifiuti, in una regione nella quale i rifiuti vengono portati in discarica che si ampliano o che si aumentano e invece il resto dei rifiuti vengono portati fuori regione, in una regione nella quale noi paghiamo la più alta tassazione regionale sui rifiuti. In tutto questo l'AGER fa una variazione di bilancio in questi giorni e giustamente mette in campo delle risorse per prendere dei consulenti, perché ne abbiamo bisogno da qui al 20 settembre per ragionare su un sistema dei rifiuti totalmente abbandonato e allo sbando negli ultimi 15 anni. Andremo a vedere chi sarà a mettere in piedi questo e andremo a vedere chi saranno i tecnici, gli scienziati che metteremo in campo e che ci riportano al tema della sanità. Ci riportano a un tema per il quale, scavalcando e ignorando i dipartimenti dell'Università di Bari, della Facoltà di Medicina
e di Foggia. E andando a prendere un consulente esterno abbiamo assistito ad una messa in scena in questi mesi gravissima di chi è andato in televisione a raccontarci anche qui tutto e il contrario di tutto. La preoccupazione di questi giorni non stride con la presenza, le immagini, le foto di Emiliano e Lopalco senza mascherina in assembramento durante la sfilata di Christian Dior a Lecce, oppure è normale che accade questo? E quando io chiedo con forza l'attuazione dei poteri sostitutivi in Puglia sulla vicenda Covid, non lo faccio per campagna elettorale, perché se il governo nazionale per la prima volta nella storia d'Italia decide di attuare l'articolo 120 della Costituzione e di commissariare una regione perché non ha approvato nemmeno questo in 5 anni la legge che adeguava la parità di genere, sarà necessario forse chiedere di attuare gli stessi poteri sostitutivi per evitare che Emiliano e Lopalco facciano i candidati gestendo una cosa seria, grave, sulla quale serve competenza e responsabilità? Siamo noi che non abbiamo una visione di questo tipo. E l'altra questione che voglio anche sollevare è quella collegata a tutti i settori fondamentali. L'agricoltura, non aggiungo nulla, Antonio, in Europa ci ridono dietro. La Puglia ha 1,6 miliardi di programma di sviluppo rurale, una cifra enorme, e in 6 anni è riuscita a spenderne solo un terzo, e di questo terzo speso le risorse sono bloccate da ricorsi amministrativi, un quadro devastante per il quale, ahimè, bisogna dire grazie al Covid, perché ci consentiranno, ed è la parte propositiva, di andare in Europa, trattare il tema della flessibilità sui regolamenti, peraltro sono stato anche relatore di questi, e individuare le soluzioni anche rispetto alla proroga della rendicontazione di altri 2 anni. E vogliamo parlare della xylella. La xylella è un disastro che, guardate, non è un problema della olivicoltura e basta. La xylella è uno sfregio alla nostra identità. Nel simbolo della regione Puglia, nel 1970, hanno collocato un albero d'ulivo, era l'elemento identitario. Noi siamo cresciuti per generazioni, decine e decine di generazioni hanno visto in quelle innervature degli alberi di ulivo una storia, rappresenta un significato che è valoriale, che va molto oltre l'impatto economico. E cosa abbiamo visto? Un presidente della regione che nel 2015 si è insediato. Bollettino ufficiale della Regione Puglia del giugno 2015, la xylella era presente nel Salento e un focolaio ad Oria. Dati di questi giorni, lettere ufficiali sempre della Regione Puglia, non nostri, la xylella è avanzata fino a Monopoli e Fasano. Questo è il quadro della situazione di fronte alla quale ci troviamo. E che è accaduto in questi anni? Che Emiliano è andato sotto braccio con gli stregoni, si è abbracciato gli alberi e ci ha spiegato e ha spiegato a chi come me e altri colleghi parlamentari europei chiedevano e dicevano ai cittadini e pubblicamente alle istituzioni: intervenite per eradicare nella zona infetta immediatamente e provare a fermare questa gravissima diffusione del batterio. Ci hanno spiegato che eravamo servi delle lobby internazionali, perché era la fase del negazionismo grillino e di Emiliano, nella quale c'era chi adottava l'ulivo, chi ci spiegava che non bisognava intervenire, e oggi abbiamo un patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, culturale e anche economico e agricolo devastato, sul quale bisogna ripensare. È un lavoro complicatissimo. Dobbiamo immaginare quale tipo di colture, inserendo in delle filiere produttive che possano chiudere questo processo, immaginare una prospettiva per questa regione. Capire come utilizzare quelle risorse che non sono state spese in questi anni, finalizzandole a questo tipo di ragionamento e cercando di riappropriarci di un ruolo che la Regione Puglia non ha avuto in questi anni. Sapete un paradosso? In conferenza Stato-Regione, io sono stato ministro e l'ho presieduta, ogni regione è capofila di una materia. Cioè è responsabile per conto di tutte le regioni di quella materia e si impegna a nome e per conto di tutte le regioni a discutere di quella materia. Sapete la materia per la quale la Puglia è stata ed è capofila da anni qual è? L'agricoltura. E sapete che è l'ultima regione in termini di spesa del PSR? La Puglia. E sapete sul piano irriguo nazionale per poter approvvigionare di acqua i nostri agricoltori l'unica regione che non ha avuto la capacità di inserire un solo progetto in questi anni qual è stata? La Puglia. Parliamo di fatti, ci chiediamo
In questi 15 anni, Francesco, che mi facevi la domanda, c'è un'infrastruttura che vi viene in mente sia stata realizzata dal governo di centrosinistra? Mi fermo io in ogni incontro e do qualche minuto a qualche amico, do anche qualche giorno. C'è qualcuno che me la sa indicare? Cioè noi in 15 anni in Puglia, tolti gli aeroporti di Bari, di Brindisi, l'investimento a linea di Grottaglie, una serie di altre strade che non cito per rapidità, realizzate dal 2000 al 2005, noi non abbiamo la possibilità di citare una sola infrastruttura e noi vogliamo fare sviluppo in questo modo, vogliamo far crescere il turismo, l'agricoltura, immaginare una regione che produce, interfacciarci col sistema imprenditoriale in questa modalità. Sapete qual è, può essere la risposta? Ma non ci sono le risorse. No, anche qui battiamo il record, perché sul fondo di sviluppo e coesione ci sono 2 miliardi e 700 milioni assegnati dal 2015 alla Puglia. Anche qui non prendo i dati miei perché sono poca cosa. Andate, se avete tempo, a cliccare sul sito della Ragioneria Generale dello Stato e vedete quanto la Puglia ha speso in questi 5 anni. 53 milioni di euro a febbraio, il 2%. Siamo seduti su una montagna di soldi e non realizziamo le infrastrutture. Altro tema molto importante che secondo me è necessario mettere in campo in questa campagna elettorale è quello della crisi determinata dal Covid. Le nostre proposte si articoleranno sulla base di questi disastri su tre elementi fondamentali dal punto di vista dell'efficacia degli interventi e su tre grandi questioni di sistema. Le questioni di sistema sono la sanità, l'agricoltura e il turismo. I tre temi specifici che sono strettamente collegati e che ampliano il ragionamento sono quelli collegati alla realizzazione delle infrastrutture, alla capacità di mettere in campo misure di intervento sulla formazione e sull'occupazione che possano collegarsi all'innovazione, alla crescita e allo sviluppo e a un sistema di incentivazione sulle imprese che sia moderno e adeguato. Su questo stiamo lavorando in questi giorni, non faremo chiacchiere, su questo ci impegneremo prima del 20 di settembre con delle proposte chiare e serie, perché la differenza tra il centrodestra e i nostri competitor è che noi non facciamo chiacchiere, noi dobbiamo analizzare, fare una diagnosi per stare ai temi di questi giorni, una diagnosi dura rispetto a tutto ciò che non è accaduto in questi anni, ai disastri che ci sono stati in questi anni, per scrivere insieme una terapia adeguata. Non sarà un lavoro facile, non possiamo promettere faremo tutto, noi andremo incontro a 5 anni di lavoro molto serio, però qui c'è una sfida che rende molto chiaro le contrapposizioni. Se noi vogliamo una regione che distribuisce moltiplicando le agenzie e le società in house, i posti di lavoro agli amici degli amici, noi non c'entriamo nulla. Se noi vogliamo una regione che si ponga con una visione e con una programmazione, una prospettiva vera di crescita e di sviluppo, che si interfacci con le opportunità nazionali ed europee, che le costruisca avendo l'idea della linea di marcia, allora per far questo serve una regione che crei le opportunità di lavoro e non che distribuisca posti di lavoro agli amici degli amici. È tutta qui la differenza. La differenza riguarda tutti gli ambiti nei quali noi ci stiamo muovendo e riguarda un'altra considerazione molto importante, che è la fotografia di quello che noi stiamo dicendo. Ho parlato prima e chiudo di sanità e di rifiuti. Sono collegati questi temi. Ma perché sono collegati? Perché la sanità dal 2007 in Puglia, vi ricordate i comizi appassionati, riapriremo tutto, vi daremo tutto, la carne viva, i reparti, vi ricordate, no? Tutte quelle sceneggiate lì? Benissimo, dove noi avevamo riconvertito dei reparti, cosa è accaduto? Che hanno chiuso anche le nuove previsioni e che hanno chiuso gli ospedali in questi anni e sono disponibile a confrontarmi comune per comune, ospedale per ospedale, spiegando le cose come stanno. Ma cosa è accaduto sulla sanità? È accaduto che la mobilità passiva è aumentata fino a 206 milioni di euro, cioè i cittadini pugliesi che vanno fuori regione, sono cittadini che oltre al danno di dover andare fuori regione hanno la beffa che la regione Puglia debba pagare alla regione che fornisce la prestazione il costo della prestazione, 206 milioni di euro l'anno. Non vi parlo di liste d'attesa, perché potremmo scivolare nell'imbarazzante ridicolo, perché se non chiamate senza un codice d'emergenza indicato dal vostro medico di famiglia e prenotate a un CUP una visita specialistica, potrebbero rispondervi anche il 2022, perché ci sono anche queste situazioni. Ma questa sanità cosa ha prodotto? I debiti. E chi riguardano i debiti? Qualcun altro? No, riguardano noi.
Dobbiamo andare a spiegarlo ai cittadini pugliesi, che riguardano tutti i cittadini pugliesi. Dal 2007 ad oggi la Puglia paga oltre 300 milioni di euro di tasse regionali annuali. Quando noi paghiamo l'IRPEF, noi paghiamo l'addizionale regionale sull'IRPEF. Quando le imprese pugliesi pagano l'IRAP, pagano l'addizionale regionale sull'IRAP. Dei rifiuti e della tassa ho già detto. Quando noi andiamo a fare la benzina, Antonio, in Puglia, in questo giro che farai, quando ti fermerai a fare benzina, sappi che la paghi più di quanto non la paghi nelle altre regioni, perché c'è l'addizionale regionale. E quando a noi arriva la bolletta del metano, c'è l'addizionale regionale. Tutte queste addizionali fanno oltre 300 milioni di euro l'anno. Da quando? Dal 2007, perché prima le tasse regionali erano a zero. E dal 2007 ad oggi sono 13 anni e a casa mia 300 per 13 fa quasi 4 miliardi di euro. Dove sono andati a finire 4 miliardi di euro prelevati dalle tasche dei cittadini e delle imprese pugliesi? Per fare cosa in questi anni? Lo dicevamo prima, agenzie, società, assunzioni, nomine, amici, amici, degli amici, degli amici, senza alcuna visione. Ecco perché noi abbiamo bisogno di un profondo cambiamento serio. Io sono in pista non per ambizione personale, ho un ruolo, lo ricordava Antonio, molto prestigioso a livello europeo. Ho già fatto il Presidente della Regione. Sono in pista perché noi dobbiamo insieme cogliere due questioni fondamentali. La prima, la compattezza della nostra coalizione. Io vi ringrazio per l'affettuoso augurio di buon compleanno, ma i miei 51 anni mi consentono non solamente di ringraziarvi, ma di dire che comincia a uscire anche qualche capello bianco. E questo si chiama anche esperienza, consapevolezza. Quindi anche valutare in passato alcuni errori che abbiamo fatto insieme e cercare su quelli di ricostruire una prospettiva futura. Va detto tranquillamente, senza grandi problemi, e va anche detto che la compattezza della coalizione non è stata una cosa ovvia e scontata, perché la compattezza del centrodestra è stata una compattezza raggiunta non semplicemente, abbiamo discusso, perché nasconderlo, perché essere ipocriti, dire siamo uniti, no, abbiamo discusso molto, l'avete letto, l'avete visto, lo avete seguito, abbiamo avuto una discussione profonda, però poi siamo giunti ad una compattezza vera e di fronte abbiamo quelli che sono al governo nazionale, che sono al governo nazionale per non andare alle elezioni e non perdere le elezioni perché le farebbero vincere la centrodestra, ma che loro sono totalmente uno contro l'altro, lo verifichiamo nella proiezione pugliese, dove troviamo ben, non tre, ci metto anche il quarto, candidati del centrosinistra e del governo nazionale, perché c'è Emiliano, c'è Dalla Ricchia, c'è il candidato Scalfarotto di Italia Viva e poi c'è anche un dissidente Conca del Movimento 5 Stelle. Quindi il governo nazionale si riproduce in Puglia con quattro candidati ed è la dimostrazione che anche quando parlano della necessità, della compattezza del centrodestra, del centrosinistra, del governo, parlano fra di loro, stanno litigando da giorni su questo. Vogliamo ascoltare una proposta vera, una risposta sui disastri di questi anni? Nulla. Allora io quello che vi dico è questo. Noi dobbiamo essere consapevoli, l'esperienza ci aiuta in questo, che abbiamo di fronte una battaglia non semplice, abbiamo un favore dell'opinione pubblica, abbiamo i dati che ci vengono incontro, abbiamo una percezione molto positiva, sì, questo dobbiamo dircelo perché dobbiamo anche essere motivati nel lavoro che dobbiamo andare a fare, però dobbiamo sapere che è una campagna elettorale strana, io ne ho fatte tante, non l'ho mai fatta a luglio, ad agosto e settembre, quindi abbiamo delle modalità diverse, siamo qui a distanza di due metri uno dall'altra, se non ci fosse stato il Covid questa sala scoppierebbe di gente o magari staremmo in una piazza, e quindi una serie di accortezze, di situazioni che ci devono far capire che il lavoro che dobbiamo portare avanti è quello di spiegare ai cittadini non solamente la necessità di partecipare, ma anche e soprattutto le ragioni vere con le quali poter cambiare questa nostra regione. Io ne sono profondamente convinto, il centrodestra lo è perché lo ha dimostrato col lavoro di compattezza che ha messo in campo, sono certo che Forza Italia con questa squadra e con questo rinnovato e ritrovato molto importante rapporto tra di noi potrà avere e avrà un ruolo decisivo per dare un contributo non solamente alla vittoria, ma un contributo essenziale al governo dei prossimi 5 anni della Puglia. Grazie. Ladies and gentlemen, Raffaele Fitto. Grazie per
per la partecipazione, si tratta soltanto di un inizio e una presentazione. Adesso tutti gambe in spalla, Forza Italia nel cuore, i nostri colori avanti a ogni pensiero, e restituiamo la regione a un centrodestra valoriale. Grazie a tutti e arrivederci.